Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. What I eat in a day. Ovviamente tutto sano, tutto nella mia dieta, come sempre, ma con gusto. Quindi prima cosa mi sono svegliata, ho salutato i cagnolini e poi scendo subito a fare colazione, perché altrimenti non ingrano. Quindi apro il frigo e come prima cosa scelgo appunto quello che voglio mangiare. Di solito alterno o lo yogurt oppure l'albume, come mi andava oggi. Vi faccio vedere come lo faccio. Quindi comincio scaldando la mia padellina, dopodiché prendo l'olio di cocco, ungo un pochino, pulisco bene l'eccesso col tovagliolo e vado, butto il mio albume, io ne mangio circa 130 grammi, dopodiché copro a fiamma media, giusto negli ultimi minuti alzo un po' la fiamma per fare la crosticina, poi vado a riempire con confettura di fichi e burro d'arachidi. Qua stavo scoppiando erbollicine, che è una delle mie cose preferite da fare, girata veloce, dopodiché impiatto. Guardate com'è bello fumante il mio pancake d'albume, non so neanche come chiamarla, mega omelette. Quindi vado prima con il burro d'arachidi e poi vi giuro, finora la mia combo preferita è quella con la marmellata di fichi. Paradossalmente, se avete qualcos'altro da consigliarmi, proveremo. Quella di fragole ad esempio è troppo dolce, quindi mi stucca un po'. Questa è veramente la combo perfetta. Ovviamente vado a preparare anche il mio latte, simile il tappo rosso, questo ormai penso lo conoscerete tutti, e lo metto un pochino a scaldare nel microonde. Per aromatizzare, chiamiamolo così, utilizzo questo qui che trovo nel mio shop asiatico. Ne vado a mettere un cucchiaino, è molto molto dolce, molto forte, quindi non utilizzatela tutta la bustina, consiglio, e rinforzo con un po' di caffè. Fun fact, io non bevo il caffè, tipo l'espresso, non sono tipa, non mi piace, quindi questo è l'unico modo in cui lo bevo la mattina e ovviamente mi gusto tutto davanti a una serie, un video di YouTube, insomma non riesco a mangiare senza guardare effettivamente qualcosa. Quindi provate questa colazione e poi mi fate sapere, perché è super nutriente, healthy e vi lascia super 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 sazi. Per pranzo sono felicissima perché mi è arrivata finalmente la mia box di HelloFresh e posso farvi vedere le ricettine che ho scelto. Infatti se andate sul loro sito potete scegliere la vostra box. Ogni settimana cambiano le ricette che trovate all'interno, vi dividono tutto per sacchetti. Questo qui era quello, diciamo, con le cose per il frigo. Infatti come vedete ci sono anche i ghiacciolini, tutti i miei ingredienti. Qua stavo scegliendo cosa preparare e ho scelto queste super tortillas che vi giuro erano buonissime solo a pensarci, velocissime da fare. Ci sono scritte anche tutti i macro, tutti i nutrienti sulla scheda del piatto che state preparando. Quindi inizio tagliando tutte le mie verdurine, c'era anche l'avocado. Qua stavo preparando la salsa allo yogurt, che è veramente scoperta del secolo, mai fatta, e la farò sempre da oggi in poi. Questo è un servizio che vi consiglio assolutamente di provare se magari non avete tempo di fare la spesa, volete provare qualche ricettina nuova, non siete proprio super dotati in cucina, vi dà sicuramente una grandissima mano. Tra l'altro quando fate l'ordine vi fa selezionare anche il numero di persone, quindi non ci sono sprechi. E se cliccate sul link che vi lascio sotto con il mio codice potete avere fino a 65 euro di sconto nei primi 3 box che acquistate, quindi assolutamente è da provare, poi è veramente buonissimo. Tant'è che ho scelto un piatto da fare anche la sera a cena, ovviamente per tutta la mia famiglia, quindi ho preso il mio sacchettino numero 2 con tutti gli ingredienti per fare questo piatto a base di maiale e salsa barbecue, iniziando dalla patata dolce che è una delle mie cose preferite, mi scordo sempre di mangiarla, veramente è buonissima, poi fatta così con la paprika al forno ci mette un attimo ed è veramente la vita, provatela. Poi loro vi scrivono tutti i procedimenti, come vedere se le cose sono cotte o meno, quindi è veramente super facile anche se non siete dei geni in cucina, ripeto. Qua stavo tamponando la carne, io l'ho tagliata a straccettine anche se loro dicono di lasciarla intera perché preferivo, insomma, però è stato veramente super divertente anche perché ho potuto sperimentare qualcosa che non faccio mai, tipo marinare il maiale appunto con le varie salse. Poi ho anche preparato le mie zucchine, ovviamente con tanta cipolla. Una delle cose che mi piace è che sono bilanciati i pasti, cioè veramente tutto, dalle verdure, quindi fibre, carboidrati, proteine, c'è tutto. Qua stavo mettendo il maiale al forno, quindi ripeto, pratico,
veloce. Tra l'altro vi scrivono anche le tempistiche, quindi meglio di così. Facciamo fare un bel flip alle zucchine. Qua ho barato, lo ammetto. Ho tirato un po' prima fuori le patate dolci e ne ho assaggiata una. Però anche questo veramente super, super approvato, buonissimo. Tant'è che appunto ho fatto per me e mio padre. E mia madre invece ha mangiato gli avanzi del pranzo perché non li aveva mangiati. E le sono piaciuti tantissimo. Poi lei va matta in realtà per tutti questi piatti un po' particolari quando glieli fai così a wrap con la tortilla, quindi non vedeva l'ora di assaggiarli. Hanno apprezzato tutti, quindi veramente un successone. Dopodiché, lo ammetto, sono una golosona, quindi ogni tanto uno sgarro ci sta, altrimenti la dieta, lo sappiamo, dura poco. Quindi mi sono mangiata un biscotto, solo uno, come vi ripeto anche nel video, di questi qua che ho trovato nella credenza. E poi la sera, non lo faccio sempre in realtà, solo a volte, mi sono concessa questo dessert proteico che mi piace da morire al gusto di vaniglia, mentre guardavo la TV con dietro mia madre che dorme beatamente con il cane in braccio. Scusate, ma lo sapete che io vi mostro solo la realtà. Questo è, a lei non piacerà, ma questo è. Ci avevo messo anche un po' di granella di nocciole giusto per dare un po' di consistenza. E questo sostanzialmente è tutto, quindi vi ripeto, trovate il link sotto per il codice sconto di HelloFresh. Io vi mando un bacio, spero vi sia piaciuto e ci vediamo molto molto presto. Ciao!